Cerco di essere un po' più sintetica di Luigi perché credo che sia interessante avere un po' di dibattito e quindi vado un po' per flash. Però volevo partire dall'ultima cosa che hai detto, che è molto vera. Credo che l'attività amministrativa che si svolge in un'amministrazione comunale sia veramente la più complessa, cioè è l'azienda, l'impresa potremmo dire, no? Se ci vogliamo paragonare ad un'impresa, in assoluto più complicata che possa esistere al mondo, perché è la più multiprodotto che io abbia mai conosciuto, perché ci dobbiamo occupare di temi che vanno appunto dai servizi educativi, al welfare, alle buche per strada, alla manutenzione della città, abbiamo le imprese partecipate, quindi veramente gli investimenti, insomma veramente è la più complessa, anche la più affascinante da questo punto di vista, perché è quella più sfidante, possiamo dire, no? Ed è quella soprattutto più vicina ai cittadini, quindi è quella che diciamo in cui si vede immediatamente ciò che fai o che non fai, quindi, e poi insomma ci si occupa della propria città, quindi credo che questo renda anche particolarmente affascinante un'esperienza di questo tipo. Proprio per questo ci vogliono politici sicuramente, ma competenti. Poi io non credo, cioè chiunque, anche se viene da un'esperienza professionale, anche Luigi viene, siamo dello stesso dipartimento, siamo due professori universitari, quindi anche lui di fatto è una persona che viene da una professione, però io credo che questo passaggio diciamo dalle professioni ad un'esperienza di amministrazione, quindi un'esperienza politica per poi tornare alla propria professione o fare qualcos'altro, anche in quest'ottica di non vedersi sempre per tutta la vita fare la stessa cosa, sia molto importante, anzi sia un interscambio che dovrebbe essere a mio avviso molto più forte, sia perché c'è bisogno di moltissime competenze, quindi questa volta si prendono da chi poi ha delle professionalità, sia perché credo che diciamo, l'interlocuzione, lo scambio, il dialogo, il confrontarsi provenendo da mondi anche diversi, da esperienze diverse, sia molto importante, soprattutto quando si fa un lavoro difficile e complicato come quello di un'amministrazione comunale. Ecco, chi poi questi anni si è dovuto occupare di bilanci ha avuto veramente vita un po' difficile. Con aspetti positivi che erano quelli che sottolineavi un po' tu, no? Ci sono gli elementi di novità, quindi anche le spinte anche per chi è in un'amministrazione locale a innovare, però anche, devo dire, con tanti aspetti molto molto negativi, perché lasciatemi dire che quello che era un disegno di federalismo fiscale che, su cui in un qualche modo tutti insomma, abbiamo riflettuto, lavorato, sperato e così via, si è un po', per una serie di motivi che non abbiamo tempo di indagare tutti, ma si è un po' perso, va ritrovato un po' il filo conduttore, e soprattutto questi anni che sono stati anni di emergenza sono stati anni in cui noi abbiamo dovuto ogni anno fare i conti con modifiche normative diverse, con non solo tagli addizionali e aggiuntivi che possono anche avere l'effetto positivo di stimolare al cambiamento, ma con una diciamo confusione normativa che certamente non ci ha aiutato. Il quadro delle nostre entrate ogni anno è radicalmente cambiato, e chi in un qualche modo ha dovuto poi metterci la faccia, come si usa dire, in queste situazioni con i cittadini, pagandone anche il prezzo politico, siamo stati noi, perché io mi ricordo appena insediata l'IMU, non vi dico le lettere che ricevevo da parte dei cittadini, non l'abbiamo messa noi l'IMU, l'abbiamo anche noi in un qualche modo subita, così come abbiamo subito tutti quei cambiamenti successivi che hanno comportato, badate bene, non soltanto l'impazzimento dei contribuenti, vi ricordate IMU, MINIMU, TASI, TARI, TARES, ogni anno anche solo la confusione dei nomi è stato difficile da gestire, però ha comportato anche dei costi notevoli dal punto di vista amministrativo, perché ogni anno vuol dire cambiare procedure, fare parte, dover fare tutte le delibere, cambiare regolamenti, però cambiare anche le procedure, cambiare i bollettini, quindi costi che era sempre più difficile ed è stato sempre più difficile sostenere, proprio perché invece l'obiettivo, il compito principale e prioritario che avevamo era quello di mantenere i servizi, garantire la manutenzione della città, però con risorse calanti. Prima Luigi ricordava che io spesso sottolineo, ma non sono l'unica, sono i dati che lo dicono, che i comuni effettivamente in questi anni
sono stati tra gli enti della pubblica amministrazione quelli che hanno dato un contributo maggiore, in termini ovviamente relativi, all'aggiustamento dei conti pubblici. Un po', diciamo, come spesso accade, i problemi si scaricano a valle e alla fine si sono spesso scaricati sull'ultimo anello della catena, che siamo noi, che però siamo quelli poi appunto più vicini ai cittadini e quelli che devono risolvere i problemi concreti, perché a differenza di altri enti della pubblica amministrazione ai livelli più elevati, che hanno come, diciamo, compito principale quello di produrre leggi, noi invece gestiamo e dobbiamo offrire servizi e chiudere le buche per strada, quindi abbiamo un altro compito. Effettivamente i comuni hanno subito tagli notevoli e in termini, non sono appunto io che lo dico, è l'Istat, in termini riduttivi abbiamo dato veramente un contributo all'aggiustamento dei conti pubblici notevole. È vero, come diceva Luigi prima, che anche a livello nazionale si vedono i primi segnali di inversione di tendenza e di riduzione di alcune voci di spesa, cosa che non era mai avvenuta prima, soprattutto sulle spese di consumo intermedi, quindi gli acquisti di beni e servizi, su cui c'era stata sempre, così come per altre spese, le pensioni, la sanità e così via, un trend crescente. Adesso si è invertita la tendenza. La tendenza è più forte, più marcata alla riduzione della spesa a livello locale. Cosa siamo riusciti a fare a livello locale? Beh, io credo che tutti i comuni si siano, diciamo, dati da fare moltissimo per cercare appunto di operare quei risparmi di spesa che però consentissero di mantenere comunque servizi e manutenzione della città. E non è stato facile. Diciamo che se guardiamo all'esperienza per esempio di Bologna, i risparmi più significativi in termini quantitativi, quindi in termini di proprie risorse risparmiate, vengono dalla riduzione delle spese di personale, perché il personale è molto negli enti locali, circa, cioè, diciamo, più di 500 unità, in questi più di 100 unità all'anno, diciamo, nel senso che coloro che vanno in pensione non vengono sostituiti, vuoi per limiti al turnover. Noi in realtà siamo stati anche un po' sotto a quelli che erano i limiti del turnover, perché qui ci sono poi altri vincoli, no? Che adesso sono un po' allentati, ma non tanto. Sembrava si dovesse allentare il vincolo del turnover, mentre è rimasto al 20%, 25%, che però è molto basso, e in alcuni casi non consente di poter poi avere quelle figure professionali che in realtà in un'amministrazione sono molto importanti. E poi cercherò su questo, anzi lo dico subito, quali sono le criticità che possono derivare dal fatto che vengono a mancare, viene a mancare personale. Le persone che mancano ovviamente svolgevano un'attività e quindi non è che non si sente la loro mancanza, la mancanza si sente e come. Soprattutto in una realtà come la nostra, che ha dove viene svolto un servizio molto importante per quanto riguarda le scuole, soprattutto servizi educativi, infanzia e nidi, bisogna garantire un personale ovviamente. Noi abbiamo una quantità di scuole paritarie comunali dell'infanzia che non ha molti paragoni in altre parti d'Italia. Quindi abbiamo molta parte del nostro personale che è dedicato ai servizi educativi, sono educatori, sono maestre e così via. Quindi con i blocchi del turnover e ovviamente la giusta esigenza di non avere il precariato e quindi di, diciamo, riassorbire il personale precario, cosa che stiamo facendo, però c'è il rischio poi che non si riescano ad avere le risorse o gli spazi per poter avere quelle figure professionali che invece sono molto importanti, soprattutto se noi pensiamo ad un'evoluzione delle amministrazioni comunali sempre più nella direzione di riuscire a dare indirizzi da un lato e avere capacità di controllo dall'altro, ma gestire sempre meno direttamente i servizi, perché altrimenti in prospettiva non ce la facciamo. Però per fare questo occorrono delle competenze, delle professionalità che non sempre sono già disponibili all'interno delle amministrazioni e non sempre è facile, diciamo, crearle all'interno, bisognerebbe assumere dall'esterno. Però quindi c'è un elemento di criticità in questo su cui a mio avviso occorre riflettere pensando a qual è il ruolo dell'amministrazione comunale in prospettiva.
soprattutto avendo in mente vincoli di finanza pubblica che ovviamente non possono farci pensare all'espansione, diciamo, dei servizi o del personale che avevamo in passato, tutt'altro. Ecco, comunque dicevo, dal punto di vista quantitativo il risparmio maggiore è venuto dalla riduzione del personale e dal blocco peraltro dei contratti. Un'altra voce molto importante su cui perlomeno a Bologna siamo riusciti a risparmiare cifre consistenti, parlo di milioni, riguarda il costo del servizio del debito. A Bologna il debito era arrivato ad un punto massimo di 300 milioni, poi quando noi ci siamo insediati era ancora 256 milioni, adesso è 265, scusate, adesso se volete le cifre esatte ve le do, ma vado un po' a memoria, ma l'ordine di grandezza è quella, adesso è 156, se lo Stato riuscisse a fare un'operazione del genere, i tempi di riassorbimento delle enormi montagne di debito pubblico sarebbero sicuramente minori, poi ha ragione Luigi a dire che ci vuole tempo, ci vuole crescita, soprattutto bisogna far salire il denominatore, ma comunque a Bologna siamo riusciti a ridurre, a dimezzarlo. Nel bilancio pluriennale 2016-2018 noi prevediamo che si arrivi a 128 milioni. Guardate che è il livello di debito pro capite credo più basso che un comune medio grande ha. E questa nostra riduzione del debito, a proposito dell'onere che lasciamo sulle generazioni future, vuol dire circa 700 euro in meno a famiglia. Beh, insomma, sono, diciamo, cifre consistenti. E credo che questo sia una delle eredità positive che noi lasciamo alla prossima giunta che si insedierà. Abbiamo quindi risparmiato molto in termini di interessi, di parte in conto capitale del rimborso mutui. Abbiamo continuato comunque ad attivare mutui, però ogni anno abbiamo rimborsato più mutui di quelli che riuscivamo ad attivare. Per di più riusciamo a risparmiare sulla spesa per il costo del debito anche perché, avendo un bilancio in ordine che ha una sua credibilità storica, quindi qui bisogna dar merito, devo dire, a chi ha amministrato in passato e ad una classe di dirigenti che si occupano di bilancio di qualità elevatissima. Per cui noi riusciamo a indebitarci a tassi, a condizioni molto buone. Ci indebitiamo soprattutto con la BEI, cosa che non tutti i comuni riescono a fare perché la BEI non dà i soldi a tutti. È venuta qua anche un paio di settimane fa, è stata 2 o 3 giorni a Bologna a spulciare tutti i nostri conti per vedere se ancora meritavamo il credito che ci danno, e l'ultimo mutuo l'abbiamo fatto a tasso fisso all'1,29, ci guardi il collega Marzo perché io me l'ho fatto ripetere 3 volte perché mi sembrava veramente un tasso incredibilmente favorevole. Ecco, allora, queste sono le due voci più importanti che hanno consentito il massimo di risparmio di spesa, che infatti nel complesso si è ridotta, pur avendo noi non solo salvaguardato i servizi, ma in alcuni casi anche potenziato alcuni servizi, anche perché questa situazione di difficoltà che abbiamo vissuto in questi anni sul lato del bilancio, taglio di risorse, responsabilità di dover aumentare le entrate in un periodo di crisi in cui ovviamente la gente fa fatica a pagare le tasse, è avvenuto appunto in una crisi, in un momento di crisi in cui non solo c'è fatica a pagare le tasse, ma in cui ovviamente crescono i bisogni, ci sono nuovi bisogni, ci sono delle emergenze. L'emergenza abitativa è un fatto reale, la quantità di sfratti che ancora, nonostante la tenue ripresa, però continuiamo ad osservare ogni giorno, creano forme di emergenza abitativa a cui bisogna, insomma, che sappiamo che problemi danno, con quali drammi tra l'altro familiari, soprattutto quando ci sono bambini, perché poi insomma chi rischia di scivolare nella povertà è anche chi poteva stare abbastanza bene fino a poco tempo fa, ma dopo anni di crisi ha perso anche semmai la cassa integrazione, non ha più sufficienti strumenti di supporto, e quindi
oggettivamente si trova in una situazione di grande difficoltà, quindi noi abbiamo dovuto anche fare i conti con appunto una domanda di servizi e di aiuto crescente, e contemperare tutte le cose non è stato facile. Allora, su questo certo non abbiamo risparmiato, anzi abbiamo investito, abbiamo speso anche di più, anche nel bilancio di quest'anno ci sono dei soldi allocati lì, però ovviamente abbiamo tagliato altre cose. Allora, oltre alle due grandi voci che ho detto prima, abbiamo risparmiato su tutto ciò su cui si poteva risparmiare, che a volte sembrano piccole cose, ma poi io dico sempre che noi gestiamo i soldi dei cittadini, quindi ogni euro deve essere assolutamente rendicontato e occorre che sia speso nel modo migliore possibile, occorre stare molto attenti, quindi ogni risparmio, anche di pochi euro, è comunque un risparmio importante, perché noi quei soldi li possiamo dedicare a fare qualcosa di migliore. E quindi risparmi che vanno dalla riduzione di carta stampata, riduzione di, insomma, le spese generali, diciamo, no? Riduzione di fitti e così via. Quindi siamo riusciti, diciamo, con tanti piccoli risparmi e alcune voci più consistenti a garantire i servizi, la manutenzione della città, una pressione fiscale che abbiamo cercato di contenere il più possibile, anche se tutti siamo stati costretti ad aumentarla, è evidente, se noi tagliavamo di 200 milioni di quelli che sono stati i tagli statali, se noi tagliavamo di altrettanto la spesa comunale, avremmo dovuto chiudere intere asili nido, scuole, servizi proprio, interi servizi. Quindi abbiamo dovuto evidentemente anche aumentare le entrate, ma l'abbiamo fatto nel modo, diciamo, più equo possibile e nel più limitato, diciamo, possibile, anzi con grande fatica siamo riusciti a mantenere in tutti questi anni l'aliquota base del 7,6 per mille, che voi sapete è quella che, diciamo, proprio base, si chiama base per quello, perché è quella minima a fronte della riduzione dei tagli statali per i canoni concordati per alcuni comodati gratuiti. Faticosamente siamo sempre riusciti a mantenere l'aliquota del 7,6, l'abbiamo confermata anche nel prossimo bilancio. L'ultima cosa che dico, perché se no poi la faccio lunga come Luigi, che non c'è già più o meno. No, ho guardato l'orologio. Io ho guardato l'orologio, però. Allora, investimenti, dico solo questa. Gli investimenti sono fondamentali, l'abbiamo sempre detto in ogni bilancio, lo sottolineo, per due motivi, dico. Uno, perché fanno bella la nostra città, cioè valorizzano e mantengono il nostro patrimonio, che è fondamentale, no? Oltre poi a rendere anche più attraente la città, creare infrastrutture, che è ciò che serve per attirare non solo imprese, ma anche turisti e quant'altro. Ecco, la difficoltà degli investimenti, però, noi siamo sempre riusciti a mantenere una quota attorno ai 50 milioni annui, diciamo 250 milioni più o meno in tutto il mandato, che è una cifra di tutto rispetto in questi anni di crisi. Poi abbiamo anche attivato, insomma, finanziamenti privati di altro genere, però per rimanere a questi, sono importanti appunto sia perché mantengono il nostro patrimonio e la manutenzione della città, sia perché creano più direttamente occupazione, lavoro sul territorio, quindi è una spesa molto importante. Però non basta per potenziarla eliminare il patto di stabilità, poi semmai su questo torniamo, perché non solo perché anche il nuovo vincolo, entrate e spese finali di competenza, comunque crea un problema, cerco di farmi capire in parole semplici, se noi facciamo un mutuo, il mutuo ovviamente non è un'entrata, io devo garantire un pareggio di bilancio, entrate e spese finali, l'investimento è una spesa. Come faccio? D'altra parte, come li finanzio questi investimenti? Alienando? Alienare il patrimonio? L'abbiamo, quello immobiliare, credo che abbiamo alienato tutto quello che potevamo alienare. Quello immobiliare non è sempre semplicissimo, per tanti motivi. Poi semmai ci torniamo dopo, ma fare un'altra mezz'ora, forse già credo mi risponde Luigi, ma ho già la risposta la sua, quindi potremo discuterne a lungo. Però è un tema, ecco, e non basta il patto di stabilità ad affrontarlo, però sicuramente è una componente della domanda fondamentale ed è sono di importanza per i nostri territori assolutamente cruciale, però io registro questa difficoltà, come finanziare gli investimenti, dove troviamo le risorse, non possiamo
fare manutenzione della città o fare investimenti o mettere a posto le scuole, dove ha avuto anche il terremoto, quindi abbiamo fatto anche investimenti per mettere in sicurezza le scuole, non possiamo farlo con le imposte dei cittadini, perché c'è un limite. Appunto, mi fermo qua. Tra le cose che si è dato atto con il drone, secondo me è una operazione veramente molto importante a fronte dei tagli cospicui, c'è anche quella di aver creato un fondo di 30 milioni di euro di perequazione, di solidarietà, diciamo, per tutta l'area dei comuni dell'area metropolitana, che secondo me è una cosa che ci porta, giusto? Allora, il fondo di solidarietà, se è il fondo orizzontale, che è quello, diciamo, che maneggiano loro da Roma, in maniera non sempre trasparente, è un fondo che si alimenta, si è alimentato con dei prelievi automatici dall'IMU di spettanza dei comuni, per cui i cittadini pensano di pagare i comuni e di avere dei servizi in cambio. Peccato che per una quota pari a Bologna a 60 milioni, questi vengono presi dallo Stato, non vengono neanche scritti in bilancio, perché c'è una regola contabile che dice che non li dobbiamo neanche far vedere. Io li volevo far vedere, in modo tale che si capisse che i cittadini pagavano anche quei 60 milioni, che poi andavano allo Stato. Però non possiamo. Allora, non compaiono in bilancio quei soldi, dopodiché 60 milioni vanno ad alimentare un fondo di solidarietà orizzontale, vengono mescolati con una serie di parametri, di indicatori, non entro nel merito, e vengono, a noi quanti ce ne tornano indietro? Circa una trentina. Gli altri 30 dove vanno? Non a Castenaso o a San Lazzaro, ma vanno probabilmente a Palermo, a Napoli, ok? Cioè vanno in altri comuni italiani che hanno meno risorse, in base a questi algoritmi, diciamo, che si basano su costi standard, fabbisogni standard, ma mi fermo qua. Faccio un po' di quelle tribune parlamentari, come negli anni 80. Il governo ci sono i se mai non lo prendo, ma non prendo, ok. Voglio togliere spazio. No, no, no. E lo gioco quando più fa male.